Daylight e la fata della palude. Questa era una parte del mondo in cui le fate apparivano entro un'ora dalla nascita di un principe o di una principessa per pronunciare il destino del bambino. Per questo motivo, in un bosco fitto fitto vivevano sei fate. Ce n'era una in più che viveva non nella foresta, ma piuttosto nella palude. Era nuova nel regno e non le importava affatto di conoscere le altre fate, perché era cattiva, egoista e sadica. Così, quando un giorno le fate vennero a sapere che una principessa sarebbe nata quella notte, le buone fate si preoccuparono. Dobbiamo stare attenti. Chissà quale brutto incantesimo la fata della palude potrebbe lanciare al neonato. Non ci ha ancora incontrate tutte, quindi non sa quante siamo. Potremmo nasconderci dietro qualcosa, delle colonne magari, e tenere le nostre benedizioni fino all'ultimo. In questo modo, se la fata delle paludi farà qualcosa di malvagio, noi saremo in grado di contrastarla e di salvare la bambina. Sì, questa è davvero un'ottima idea. Quella notte, non appena nacque la principessa, come era consuetudine, alla presenza del re e della regina, due delle fate buone si nascosero dietro le enormi colonne nelle camere del re, mentre le altre quattro apparvero accanto alla bambina per darle le loro benedizioni. Ti chiameremo Principessa Daylight. Ovunque andrai diffonderai amore e calore. Il tuo cuore sarà pieno di coraggio e determinazione. Sarai sempre in grado di vedere il bene dal male e di fare scelte sagge. Sarai sempre rispettata e amata. Il re e la regina erano felicissimi e così grati di sentire quelle meravigliose benedizioni. Ma proprio allora arrivò la fata della palude per rovinare tutto. Ti hanno chiamata Daylight, è così? Allora ti benedico che finché la luce del giorno sarà visibile, rimarrai profondamente addormentata giorno dopo giorno, ogni singolo giorno della tua vita. Ma sarai allegra e sveglia tutta la notte. Come osi interrompermi? Avevi finito il tuo turno? Ha! Ma stavo ridendo. Non avevo finito di ridere. Quindi ho una seconda possibilità. Sì, sarai sveglia e allegra di notte. Allegra proprio come la luna. Infatti, crescerai e calerai esattamente come la luna. La fata della palude scoppiò in una lunga, lunga risata e l'ultima fata buona rimasta attese finché non tacque. Poi fece un passo avanti. Presumo che tu abbia finito. Ah, ma quante siete? E un giorno, quando qualcuno bacerà la tua mano, senza sapere chi sei, sarai liberata e non dormirai più tutto il giorno e non crescerai e calerai con la luna. Ah, presumo che il tuo turno fosse finito. E così avvenne. La principessa rise e cantò tutta la notte e dormì tutto il giorno. Era allegra e radiosa di notte, nelle notti di luna piena. Man mano che la luna diventava più grande e più luminosa ogni notte, anche la principessa diventava più rosea, più allegra, fino a essere davvero felice e sana nei giorni di luna piena. E poi, proprio come la luna diventa di nuovo più piccola e più pallida, notte dopo notte, finché alla fine scompare per un po', la principessa diventava più debole e pallida,
fino a sembrare quasi morta nelle notti di luna nuova. E si addormentava profondamente alle prime luci dell'alba, per non svegliarsi finché il sole non fosse tramontato e andato via. In tutti i suoi 20 anni, la principessa non aveva mai visto il sole. Il suo cuore soffriva per il dolore che la sua famiglia e i suoi amici provavano per la sua sofferenza. Padre, vorrei andare nel bosco, nel cottage di Rosenwood. No, resta qui a palazzo con noi. Ci spezza il cuore essere lontani da te. E a me spezza il cuore, padre, vedere il dolore sul tuo viso quando divento pallida e malata con la luna calante. Nel bosco mi sento libera, non devo sentirmi male per il dolore che la mia maledizione causa a te e alla mamma. Lasciami vivere lì finché la mia maledizione non si sarà sciolta. Ma... Lasciala andare. Adesso è abbastanza grande, caro, il nostro dolore non è più grande del suo. Capisco quanto devi sentirti male. Vai, mia bambina, e torna quando avrai visto il sole. Saremo proprio qui ad aspettarti per abbracciarti. Così la principessa iniziò a vivere nella foresta con alcune donne che si prendevano cura di lei quando si ammalava. La principessa adorava girovagare nella foresta e fare lunghe passeggiate quando stava bene. E le sarebbe piaciuto vagare per le foreste lontana dagli occhi dolenti delle sue dame, che attendevano che lei si sentisse male ancora. Un giorno, uno sconosciuto, che si era smarrito nel bosco, venne in questa strana casetta. Sì, benvenuto, principe Edward. Sai chi sono? Beh, dato che sono una fata... Allora devi sapere che mio padre ha perso una battaglia e mi ha fatto scappare nel bosco. Entra! Sì, a volte dobbiamo scappare per continuare a combattere. La fata diede al principe un pasto abbondante e un comodo letto per riposare la notte. La mattina dopo, quando il principe stava per lasciare la casa della fata... Stai lontano dalla palude, nel profondo dei boschi, e ricorda sempre... Un momento di compassione è più potente della magia più forte del mondo. Lo ricorderò certamente per sempre. E così il principe si avventurò nel bosco. Mancavano 3 notti alla luna piena. Mentre cercava un posto dove riposare, sentì cantare. Era il canto più melodioso che avesse mai sentito in vita sua. Andò nella direzione del canto. Vide la più bella fanciulla su cui la luna abbia mai brillato. Danzava e cantava al chiaro di luna con tale allegria, come se tutta la gioia e l'amore del mondo le fossero stati messi nel cuore. Il principe rimase ipnotizzato quasi tutta la notte, finché poco prima dell'alba arrivarono alcune signore e portarono via la fanciulla. E questo accadde per 3 notti consecutive. La principessa cantò con ancora più bellezza e gioia. La sua salumità aumentò fino alla notte di luna piena. Quella notte il principe le si avvicinò. Ti ho sentita ogni notte, nelle ultime 2 notti. La tua voce è così bella. Io sono il principe Edward. Per favore, dimmi chi sei. Sono la principessa Daylight. Vivi qui? Nel bosco? Hai visto il sole? Chi non ha visto il sole? Devo andare. Per favore, non aspettarmi di nuovo. C'era una tale tristezza nella voce della principessa che il cuore del principe provò pena per lei. Ma poiché gli aveva detto che non voleva che lui la vedesse ancora, il principe, che era un vero signore, se ne andò di lì e vagò per molti giorni nel bosco. Mancavano solo 3 notti alla luna nuova. Quella sera, mentre vagava, vide una donna in preda al panico, come se stesse cercando qualcuno. Principessa,
Principessa, dove sei? Va tutto bene, mia signora? Posso aiutarla? La nostra principessa è andata a fare una passeggiata e non è ancora tornata. Quando il principe lo seppe, si precipitò subito, consumato dal desiderio di trovare la principessa. Cercò in tutta la foresta finché non arrivò alla palude. La fata della palude lo vide. Non voleva che questo estraneo fosse in alcun modo vicino alla principessa, per timore che lui le baciasse la mano e la liberasse dalla sua maledizione. Quindi lanciò un incantesimo su di lui. Non vorrai mai baciare la mano della principessa dei Light. Il principe vagò per i boschi e improvvisamente vide una strana forma nell'oscurità. Gli si avvicinò. Era una vecchia signora, terribilmente pallida e esausta. Riusciva a malapena ad aprire gli occhi. Ecco, posso aiutarti, mia signora? Ad ogni istante che passava, la vecchia sembrava diventare più pallida e debole. Il principe non sapeva cosa fare. Vide le lacrime scendere dagli occhi della signora. Il principe non sapeva come confortarla. Le massaggiò le mani, le accarezzò la fronte e poi, nella profonda compassione che provava per lei, le baciò la mano per darle conforto. Nel momento in cui la baciò, la donna iniziò a cambiare e tornò se stessa. La principessa Daylight. La fata della palude percepì che la maledizione si stava spegnendo e volò verso il luogo in cui si trovavano il principe e la principessa. Principessa! No, no, non può essere! Ti avevo fatto un incantesimo che non avresti mai voluto baciarle la mano! Ah, le ha baciato la mano per compassione! Compassione è quando facciamo qualcosa anche se non lo vogliamo, solo per aiutare o confortare qualcuno. Il tuo egoismo non sarà mai in grado di comprendere il potere della compassione. Non ferirai più nessuno. Andrai a vivere negli inferi e non sarai mai più in grado di far del male a nessun altro essere vivente. E poi il sole sorse e la principessa dei Light rimase sveglia. Per la prima volta nella sua vita, vide lo splendore del cielo. Oh, quello è il sole! Adesso era libera. I suoi genitori l'abbracciarono teneramente e piansero di gioia nel vederla stare bene. Il re era così grato al principe che decise di aiutare il principe Edward a riconquistare il suo regno, come ringraziamento per aver liberato la principessa. Il principe e la principessa alla fine si innamorarono, si sposarono e vissero felici e contenti, assicurandosi di godere la gloria del sol levante ogni singolo giorno della loro vita.